la cultura del fascismo, partigiappolarismo in Italia. Posso dire? Da Sandro Tinammi che... Un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale. La bellezza estetica tattile, annusarla. Dove? Ma voi perché? Il poligrafo ha tranciato la tressa. La centralità di quel che si può chiamare pensiero solare. E allora sì che sfondo cose diverse. Anche perché c'è l'enorme cese. Posso dire? Posso dire? Perché? Questo quindi, e poi anche perché c'è la bizia. Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia. Il poligrafo ha tranciato la tressa. Delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale. Il rischio che si corre è duplice e speculare. Questo va detto, ma per onestà, E ma dell'alta assimilazione chi ne parla? Dell'enfisina dell'udivera, zuffo la volata, chi? Non si sa. Posso dire? Ma poi scusate, ma guardiamo con gli occhi, no? Ma tosto tempo, ma dove sono ortassi, posei libici o dopo li sbobberato? Dove? Il corpo umano e tutto ciò che è creatività nasce in un liquido amniotico. Ma per via della pubblica delusa ed un popolo sempre riccio alla realtà dell'antisolamento, che se vino verita ci scarpe Adidas. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione. Per via della pubblica tradita ed un popolo sempre riccio e tagli cultura TFR per pensionamento, che se il cacciatore fa una battuta la iena ride. Vuoi dire perché? Pensiero solare. Perché? E per converso l'apocalittismo difensiamo dunque rimpianti nell'immagine del mondo trascorsa. Pensiero solare. Della crisi che si percepisce. Un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente. Alla tecnica e sfera globale. Intese come una minaccia. Vuoi dire perché? Il punto d'incontro siamo dunque tra le rigidità delle passioni tristi, delle ideologie per la battaglia delle idee, allora, la luce di tanto cara, la migliore luce mediana dello spirito, quella luce mediterranea. Per tre motivi. Primo, il movimento delle pensiero cose così solare, così così radicale, ma voi applicazioni, e tutto ciò che è creatività nasce in un liquido amniotico, non solo delle ultime generazioni ha cominciato a mutare con esso. No, in cui la nostra filosofia di vivere allora sembra loro che hanno errato pensiero solare. Grazie.